1706, blu di Prussia. 1806, blu cobalto. 1858, blu di Brema. 150 anni dopo la scoperta dell'ultimo blu artificiale, è nato un nuovo blu ed è già una star. Nel 2009 ho ricevuto dei fondi per una ricerca su un nuovo materiale ad alta conducibilità che doveva rivoluzionare l'industria dei computer. Chiesi a un mio studente ricercatore di miscelare tre materiali. Sono questi: ossido di ittrio, ossido di indio che è giallo e triossido di manganese che è nero. E uscì fuori questo campione. Rimasi letteralmente scioccato.